Allora, perfetto. Mau, abbi pazienza se puoi silenziare il microfono, grazie. Perfetto. Allora, aspettiamo qualche secondo, tenendo conto che poi siamo anche in concorrenza con la nazionale. Abbiamo scelto, come si potrebbe dire, una serata particolare. Allora, buonasera a tutti. E benvenuti a una nuova diretta di Codice Rosso. Ovviamente, innanzitutto ringrazio in anticipo le persone che si collegano a un'ora e un giorno così particolare, cioè di venerdì sera dopo cena, all'inizio del weekend, e ringrazio della pazienza, dell'attenzione e anche del bello della diretta. Ovviamente abbiamo scelto comunque di rivederci perché avevamo tutti i problemi d'orario e di calendario, anche per registrare la trasmissione in modo che poi si possa aprire il dibattito su un tema che ha ritenuto stringente, cioè ovverosia il rapporto tra economia dello sport e cittadella a Livorno dopo le recenti mutazioni economiche imposte non solo dal coronavirus, ma anche e soprattutto dalle mutazioni tecnologiche e dell'economia. Quindi il tema è un tema strutturale che riguarda lo sport solo da un punto di vista strettamente economico e che investe le questioni di sviluppo e soprattutto legate al futuro del nostro territorio. Ora, stasera noi abbiamo chiamato, beh, innanzitutto tre amici perché comunque la dimensione di Codice Rosso è una dimensione di dibattito costruito da professionisti, però appunto visto che siamo una dimensione diversa dal lavoro, il nostro è un dibattito conviviale, però abbiamo chiamato anche tre professionisti. In questo caso abbiamo chiamato Simona Corradini, che è un architetto e che ha numerose collaborazioni importanti sul nostro territorio, ma anche uno sguardo critico e anche di memoria storica sulle trasformazioni urbane. Abbiamo chiamato Stella Sorgente per la sua esperienza istituzionale sui temi non solo urbanistici, ma anche proprio di governo del territorio, che attualmente presiede la Commissione Bilancio del Comune di Livorno. E abbiamo chiamato Maurizio Coppola, che oltre a collaborare quando ha tempo con Codice Rosso, è un professionista dello sport. Quindi abbiamo cercato, come si potrebbe dire, di mescolare persone, posizioni e professionalità in modo da dare una visione articolata di questo tipo di processi. Ma di cosa stiamo parlando? Noi abbiamo intitolato questa trasmissione Economia dello sport e cittadella, perché siamo convinti che ci sia ormai un rapporto ineludibile tra le strutture che potenziali che ci sono a Livorno, abbiamo perso Silvano, vediamo. Mi sa di sì. Sì. Avete perso il relatore, che ora è arrivato? Scusate un attimo, improvvisamente mi siamo il tablet, mi ha portato altrove. E ora rieccomi. Insomma, dicevo, noi siamo convinti di un aspetto importante, che a Livorno ci siano le potenzialità per attivare un'economia dello sport, ma queste potenzialità vadano soprattutto concretizzate. Dall'altra siamo altrettanto convinti, è una discussione
che sul codice rosso abbiamo cominciato da tempo, che il programma dello sport non sia esclusivamente quello di trovare uno sponsor e un finanziatore per continuare le attività sportive, ma ormai nell'economia contemporanea, quella degli anni 20 e soprattutto dopo il Covid, lo sport possa funzionare solo esclusivamente come un dispositivo economico. E allo stesso tempo, come si potrebbe dire, si pone in modo stringente la questione delle infrastrutture. Ora, per quanto riguarda il punto di vista dell'economia cittadina, da tempo il dibattito sul futuro della città è fermo su questioni esclusivamente infrastrutturali, cioè, ovvero sia quale possa essere il destino del porto in generale della Dazza Toscana, scusate, della Dazza Europa in particolare. Quale migliore collocazione possibile per l'ospedale? Si perde invece un tema che nell'economia contemporanea, come noi diciamo scherzando nel mondo reale, è invece centrale, cioè ovvero sia quale sviluppo tecnologico governare attraverso questi processi, cioè la portualità e la sanità. In questo senso il dibattito livornese è arretrato un quarto di secolo, cioè si ha tutta una serie di questioni che per carità sono importanti dal punto di vista infrastrutturale e dei vincoli urbanistici, però manca la visione di ciò che effettivamente può produrre nuova occupazione, ciò che può produrre un'economia, ciò che può condurre Livorno fuori dalla crisi. In poche parole, se noi andiamo a vedere sia il dibattito sull'Est Europa che sull'ospedale, ciò che manca è chiedersi quali tecnologie, quali start-up sviluppare attorno a queste infrastrutture, cioè l'economia del domani, che allo stesso tempo non solo sviluppa diverse sinergie all'interno del territorio, ma anche un tipo di sapere sociale in grado di governare le sfide dei prossimi anni. Quindi ci siamo chiesti, nel momento in cui parlavamo di economia dello sport sul territorio, se non fosse finalmente l'occasione per prendere il toro per le corna, cioè ovvero sia di ragionare sull'importanza di un'economia dello sport e sul intreccio con la tecnologia nel momento in cui andiamo a progettare il rapporto tra sport, economia e territorio. Ora, c'è un altro aspetto importante da questo punto da questo punto di vista, che venendo a cadere molte professioni tradizionali e nel contesto di una rivoluzione tecnologica che distrugge più posti di lavoro di quanti ne produce e soprattutto li ricolloca completamente dal punto di vista professionale, è evidente che venendo meno i polmoni tradizionali dell'economia del territorio, ciò di cui abbiamo bisogno è un polmone nuovo. E l'economia dello sport non può che rappresentare questo tipo di polmone, anche per il fatto che coinvolge tutti e coinvolge differenti tipologie di attività sportive e anche di processi sportivi di formazione, cioè da quelli tradizionali a quelli legati, come vedremo, allo sviluppo delle nuove tecnologie. È evidente che, poi per chi ha avuto la pazienza di seguirci in questi mesi, la riflessione sull'economia dello sport a Livorno è una riflessione legata anche e soprattutto a partire dalla crisi del calcio livornese. Però, come capita sempre nelle crisi, i momenti peggiori sono anche l'occasione per sviluppare le riflessioni migliori, se ci sono, e soprattutto per uscire da una dimensione così ristretta della visione del calcio, per invece chiedersi se Livorno non abbia solo bisogno di un'economia del calcio, ma anche di un'economia dello sport. E noi ovviamente a questa domanda, a questo quesito, rispondiamo che sì, abbiamo bisogno anche di un'economia dello sport. Ma cosa intendiamo quando parliamo di economia dello sport? Questo è l'aspetto che direi essenziale della nostra riflessione che vi porto come strumento così di valutazione alla vostra attenzione. Il primo aspetto è che noi ci siamo accorti che c'è un grave processo di crisi di finanziamento dei territori, molto grave. Cioè, ovvero sia che il nostro è un territorio
che non attrae capitali, se non per quello che è accaduto per la Dacia Toscana, e che stenta moltissimo ad attrarre capitali pubblici per occasioni di sviluppo. Vabbè, ci sono dei grossi deficit della politica cittadina in questo, ma c'è anche un deficit che non è tipico della politica cittadina, cioè che è quello legato anche e soprattutto alla difficoltà di trovare capitali pubblici proprio perché a monte, in questo caso la BCE, la Banca Europea degli Investimenti, i capitali pubblici restano sempre pochi a disposizione. L'economia dello sport, al contrario, ha un'altra peculiarità, è quella di attrarre la forza d'urto dei capitali di investimento legati allo sport, di portare con sé, di trascinare con sé tutta una serie di progetti di capitale pubblico in grado di sviluppare lo sport come bene comune, ma anche di poter, come si dice, gioco forza richiamare un forte processo di governo pubblico di tutti questi processi. Quindi, come lo sport, in questo senso, ha qualcosa che manca a tante caratteristiche del territorio livornese. Ma di cosa si compone l'economia dello sport? Quali sono le componenti essenziali per arrivare alla fine del mio intervento, che ne caratterizzano questa peculiarità, cioè quelli di attrarre una forza d'urto di investimento, cosa di cui abbiamo bisogno, per produrre occupazione e anche per quello che è il risanamento urbanistico del territorio. Allora, ne abbiamo parlato fra di noi e riporto alcuni elementi, soprattutto per chi conosce, come Simona, il caso inglese, ma anche le modalità di intervento che personalmente ho avuto la possibilità di consultare, cioè in Germania, ci sono alcuni settori veramente in grado di attirare investimenti. Allora, il primo settore è quello della convegnistica legata allo sport. Io, una città che, come si potrebbe dire, ho avuto l'occasione anche di studiare, cioè Birmingham, che vi ricordo è un'ex cattedrale industriale, se andiamo a vedere gli anni 70, è rinata e rifiorita anche attraverso la convegnistica dello sport. Ora, come location, se mi permettete di usare qualche anglicismo, la cittadella dello sport livornese non è seconda a nessuno, non so se mi spiego da questo punto di vista, e però si possono anche, come si potrebbe dire, inventare altre location e renderle appetibili. Quindi il primo elemento di forza di un'economia dello sport è la convegnistica legata a tutte le attività sportive. Io ho sentito spesso parlare giustamente di Livorno, di città di medagliati, eccetera, eccetera, sì, che è dal punto di vista del brand è fondamentale per creare una convegnistica di settore che non è solamente scientifica, ma anche di carattere ludico. Poi c'è un altro aspetto che vi posso dire in Toscana è molto trascurato e che, insomma, una città che vede processi in ritardo, è bene ricordare, esiste anche la convegnistica degli e-sport, cioè degli sport elettronici, che sono estremamente praticati e che in una location come la nostra può diventare sede di campionati nazionali, di workshop scientifici tra sviluppatori del settore. Guardate, sono tantissime le possibilità da questo punto di vista, e soprattutto la nostra città, che è un pastiche postmoderno, dà quel senso di innovazione legato alla tradizione che una cosa come l'e-sport. Perché io vi ricordo che Livorno non ha l'assessorato allo sport, ma non ha neanche l'assessorato agli e-sport, perché ovviamente avendo tanto siamo in sede professionale, siamo in sede pubblica, insomma, avendo sostanzialmente la giunta un impianto ideologico ancora fermo a 30 anni fa, l'idea di fare un assessorato agli e-sport ovviamente non è venuta.
Però vi dico che dal punto di vista dell'economia dello sport stiamo parlando del settore che attira più investimenti di tutti. Non stiamo parlando di una cosa per bambini, non so se mi spiego. Il terzo aspetto su cui assolutamente Livorno si può sviluppare come economia dello sport è l'elemento di attrazione dell'innovazione tecnologica legata allo sport e della formazione sempre legata allo sport. L'innovazione tecnologica oggi è un settore trainante dell'economia sportiva. Lo sport è un settore trainante dell'innovazione dei device tecnologici legati alla cura e alla salute della persona. Perché non farnevi un centro di innovazione tecnologica, un polo dedicato a questo tipo di cose? Perché non si è mai pensato a queste cose? Poi ovviamente direi qualche battutaccia e non è assolutamente il caso. Poi c'è l'ultimo elemento che è fondamentale, che riprende a mio avviso la discussione mancata sulla questione della darsena e sulla questione dell'ospedale, è ovviamente l'assenza di una rete di start-up dedicate allo sport sulla quale Livorno può fare da incubatore. Io non ho parlato in questo senso di nessun genere di fantascienza. Ho semplicemente portato quattro settori che attirano capitali pubblici e privati, investimento e futuro, che sono in grado di produrre posti di lavoro tradizionali di cura alla persona, posti di lavoro innovativi sulla ricerca con benistiche e tecnologie destinate allo sport, che hanno, a mio avviso, bisogno di una grande location che potrebbe essere attorno alla cittadella. Qui, ovviamente qui mi fermo sapendo e conoscendo bene la differenza tra progetti e realtà. Io ho letto per esempio un progetto sulla stazione di San Marco che trovavo interessante. La cosa che mi stupiva è che secondo i programmatori, scusate, secondo i progettisti, oltre ai capitali, per renderlo fruibile bisognava che la stazione centrale servisse solo per i Frecciabianca e per gli Intercity. Probabilmente conoscono chi ha fatto un progetto del genere, conosce poco come funziona la logistica ferroviaria. Ecco, io non vorrei fare considerazioni di chi conosce poco qualcosa, ma semplicemente portare un modello a discussione senza avere la pretesa di aver già realizzato una linea di sviluppo. Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola a Simona. Allora, eccoci, sì. Dunque, grazie Silvano. Dunque, hai messo un po' sul piatto tanti argomenti, appunto, che sono, diciamo, abbastanza interessanti e anche abbastanza, insomma, impegnativi, tutto sommato, da affrontare anche tutti insieme, no? Rispetto al tema della cittadella dello sport. Te hai detto giustamente, appunto, mi hai diciamo, inserito come anche un po' spirito critico, no? Perché secondo me l'accezione proprio critica, ma non nel senso negativo, ma nel senso positivo e di responsabilità, no? Anche collettiva. Nei confronti appunto del futuro di tutta l'area dell'ippodromo e anche della cittadella dello sport è diciamo più che doverosa e necessaria, quindi questo senso appunto di responsabilità e di mettere al centro un po' l'interesse collettivo è necessario per cercare di immaginare, secondo me, un po' il futuro, no? Di quello che potrebbe essere la cittadella dello sport. Immaginare non nel senso, appunto, come dicevi anche te, fantastico o fantascientifico dello scenario, ma immaginare proprio per cercare di capire se si fanno determinate scelte, no, su un'area dove si va a parare e cosa queste scelte comportano e come possono essere gestite. Attraverso un progetto, diciamo, di riutilizzo, di riuso, di riqualificazione,
Quindi cercare di immaginarselo proprio nel senso più appunto responsabile, critico, collettivo, socialmente generale, nel senso che deve ricomprendere più bisogni possibili, no? Quindi ecco, come obiettivo alto mi porrei proprio quello. E io appunto avevo fatto un piccolo articolo, piccolo insomma, che però toccava alcuni elementi che riguardavano appunto il futuro dell'ippodromo e della cittadella dello sport. E mi ero andata a rivedere un po' di cose anche storiche. Effettivamente noi siamo sempre un po' al punto di avere sì una pianificazione urbanistica. Che però poi non, a cui non segue mai un progetto, appunto nel senso alto del termine che dicevo prima, e anche nel senso che proponevi anche te, cioè di toccare vari aspetti che riguardano appunto lo sviluppo delle potenzialità e che magari si possono anche ricollegare ad esperienze più aggiornate, no? Della nostra. Ora, oggi sempre mi ero riguardata un po' di casistiche, ma già nello studiarmi un po' la situazione della cittadella dello sport, mi ero andata a rivedere sia il piano strutturale che abbiamo, che sicuramente Stella, ma anche Maurizio, insomma, conosciamo, l'ultimo che è del 2018. Quindi avere in mente un po' che cosa c'è scritto, no? Dentro a questo piano credo che sia utile per tutti, no? Anche come base comune. E ci sono già delle indicazioni, cioè si parla appunto di mettere un po' a sistema quest'area che fino ad oggi è rimasta sostanzialmente così un po' lasciata, no? È un puzzle di cose. Che tra di loro non hanno poi delle relazioni, diciamo così, qualificanti e anche rispetto al contesto del cittadino e sia a livello economico, sia a livello di potenzialità, sia a livello di sviluppo locale, no? Di relazioni con la vocazione territoriale hanno ancora insomma, tutto da sviluppare. E quindi mi ero guardata un po' appunto questo discorso del piano strutturale, che appunto ci descrive già sostanzialmente una prospettiva per tutta l'area sportiva e che prevede già, quindi dal punto di vista strategico, la riqualificazione dell'area dell'ippodromo e di tutto il comparto dal punto di vista sportivo su due fronti, come dicevi anche te, cioè il fronte delle infrastrutture, quindi le grandi infrastrutture che noi abbiamo e che sono appunto di un livello, diciamo dal punto di vista per come sono nate, per come si sono sviluppate, per l'inserimento nelle aree verdi, eccetera, di un buon livello, ma che necessitano logicamente di un potenziamento anche dal punto di vista tecnologico, eccetera, e anche a livello sociale, cioè tutto ciò che sta fuori, no, dalle strutture, quindi tutti gli spazi vuoti sostanzialmente, o comunque che sono all'interno dell'area, potrebbero essere appunto rivalorizzati, perché no, dal punto di vista dello sport invece sociale, per esempio, no? O comunque per la vita all'aria aperta, per la riqualificazione del verde, quindi partire da quello che già abbiamo. E come altri elementi, appunto, c'è poi tutto il tema patrimoniale, che è un tema che sappiamo essere abbastanza problematico a Livorno, specie insomma in questo ultimo periodo, e che sicuramente deve essere affrontato, perché qui siamo in presenza di un patrimonio di valore, come si diceva prima, per le destinazioni d'uso attuali, potenziali, anche per gli sviluppi, eccetera,
e anche dal punto di vista poi della presenza dei valori, diciamo, storici, ambientali e legati a un vincolo comunque paesaggistico che dà un'importanza alla zona di livello nazionale, anche europeo, se vogliamo, che si ricollega volendo al tema che proponevi te, che l'area è attrattiva già di per sé, volendo, no? Quindi ha una sua naturale vocazione, se vogliamo, no? Ad essere attrattiva, cioè non, ce lo dice già l'area stessa, per cui ecco, anche quest'altro elemento. E poi sempre dal punto di vista patrimoniale, quindi capire bene come si deve agire proprio per rispettare questo valore un po' che è in sé, no, dell'area e su cui ci sono appunto degli orientamenti che si possono analizzare e sui quali bisogna un pochino mettersi, insomma, riflettere, si tratta di avere un po' di approfondire, ecco, sicuramente, andare a vedere degli esempi anche, quello sicuramente, di patrimoni pubblici che sono stati appunto valorizzati in modo, diciamo, giusto, in modo responsabile, in modo appunto con una giusta immaginazione, nel senso proprio di andare a realizzare un percorso che sviluppa le potenzialità senza creare danni, no? Poi senza andare a danneggiare sostanzialmente quello che c'è già. E poi, sempre per quanto riguarda gli esempi, facevi riferimento appunto a Livorno paragonata ad altre casistiche, effettivamente, cioè le strade possono essere varie, cioè non c'è una soluzione unica, no? Ovviamente, di questo ne siamo coscienti tutti. A maggior ragione, proprio per questo, insomma, c'è utile sia andarsi a rivedere casi, ti hai citato l'Inghilterra, però ci sono stati dei casi proprio eclatanti, si pensi a Barcellona, no? Mi veniva in mente il Montjuïc con tutta la struttura, quella era la struttura olimpica, però comunque è un dato. Oggi, oltre a quella, c'è un parco che è fruibile tutti i giorni, quindi anche coniugare la dimensione, diciamo, dell'evento sportivo col quotidiano, no? Può essere anche quello un obiettivo e che dà tante possibilità, no? Può essere sviluppato in tanti modi. Quindi stavo guardando proprio un esempio di un ippodromo, di un'area appunto dedicata all'ippica in Francia, in una città più piccola, che descriveva una scelta di collegarla maggiormente alla città, quindi di aprirla tutti i giorni, quindi un approccio più soft magari rispetto a quello che potrebbe essere una cittadella e potrebbe essere appunto anche quello praticabile. Pensiamo, per chi di voi c'è stato, per chi di noi appunto se lo ricorda, eccetera, e che fece scalpore a Parigi, si sta parlando ovviamente, quindi di tutt'altra scala, eccetera. La Villette, per chi c'è stato, parco tecnologico, parco della scienza, città della musica, ora ovviamente magari non è paragonabile, però comunque noi dobbiamo pensare anche a degli esempi, secondo me, di un certo livello, per poi andare a capire quale deve essere la dimensione più giusta, quindi dal punto di vista della scala, no, dei rapporti, per proprio mettere in valore tutto quello che noi che insiste nella cittadella. Pensiamo a Valencia, pensiamo ora, questi sono grossi parchi, no? Scientifici, tecnologici, riguardavo anche il caso delle Olimpiadi di Londra. Tutta una parte che era una discarica sostanzialmente, non è il nostro caso, però è stata trasformata, è diventata, no?
un nuovo, tutta la East London, ed è stata rivalutata per le Olimpiadi, ma poi sarebbe stata rivalutata comunque. Quindi cercare di tracciare un discorso, di continuare, se vogliamo, un discorso urbanistico. Che tenga conto appunto e condivido anche di tutte le sfaccettature più anche attuali. Penso a Parigi, ci sono molti, moltissimi esempi. Poi mi ero, va bene, quello più antico, per esempio, ed è enorme, il bosco di Amsterdam, in cui c'è bacino di canottaggio, impianti sportivi di tutti i tipi, campi da tennis, quindi. Cioè, la cittadella dello sport non vuol dire solo sport, no? Ci può essere cultura, ci può essere tecnologia, ci può essere dentro il verde, lo stare all'aria aperta, il picnic, cioè ci può essere tutto, secondo me, volendo. Quindi ecco, io direi intanto questo, poi vediamo se può essere sufficiente per ora, ecco, per iniziare. Sì, innanzitutto ti ringrazio. Il Parco della Villette lo conosco bene, a lungo c'è stato un periodo che ci studiavo, quindi è un esempio, vabbè, diverso, Sì, però però molto utile, secondo me è molto. utile cioè per far capire che ci deve essere anche un cambio di mentalità, no? Nell'immaginare, nell'approcciarsi, nel pensare, e questo cambio di mentalità ci deve portare, insomma, verso un, no? Un progetto che sia il più possibile, non voglio dire condiviso, ma che sia il più possibile vicino a tutti, a tanti più bisogni, no? Possibili, cioè da soddisfare, quindi cercare di allontanarsi sia dalle nostre, no? Da quello che vorremmo ognuno di noi che venisse fatto in futuro, sia anche da dover accontentare, no? O quello che c'è già, o gli interessi, alcuni interessi, alcuni bisogni, alcuni. Ecco, bisogna uscire un po' da questo, secondo me, fare uno Anche sforzo secondo anche. me. Per poi non è detto, poi magari si sceglie la via più semplice, però dobbiamo sì, sforzarci, ecco, di pensare a dei modelli, come dicevi te, appunto. Ok, io ti ringrazio molto e sono molto contento di passarvi la parola a Maurizio, che ha un'esperienza plurale, sia come manager dello sport, che come politico ben attento al dibattito e alla dimensione istituzionale. Quindi ti passo la parola, Maurizio, e ti ringrazio di essere intervenuto. Intanto, ciao a tutti, buonasera a tutti e mi fa davvero piacere poter contribuire alla discussione. Hai toccato, come ha già detto anche Simona, diversi punti e io riparto da quelli, cioè perché si può parlare oggi di economia dello sport? Perché siamo a parlarne in un momento in cui l'economia dello sport si intreccia con gli assetti territoriali. Quindi è sempre esistito, sempre sarà e sarà sempre il successo politico a individuare e selezionare quelle tendenze che possono essere lungimiranti e capire come utilizzare e capire come farle insediare sul proprio territorio. Che sia questo il caso della darsena in Europa, che sia questa la cittadella dello sport, che sia questa una zona retrostante produttiva, un distretto industriale più o meno. Quindi la capacità politica è quella di selezionare le proposte, se ci sono, capire di che portata sono, quali ricadute hanno, che vantaggi appunto possono avere su più fronti. Quindi lo sport è
È una parola immensa, grossa, enorme. Lo sport comprende la fase del benessere, la fase diciamo, della pratica agonistica, agonistica e amatoriale, agonistica professionale, gli eventi, le strutture sul territorio che curano costantemente, giorno dopo giorno, i propri associati, i propri praticanti specifici. Quindi aver visto una commissione consiliare che trattava della questione Wave Garden in contrapposizione con quella dei cavalli, che appunto è stata svolta un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, è un po' deprimente, perché lì si è misurato veramente, okay, la qualità politica che la nostra città offre, perché di fatto questi sono consiglieri comunali. E non c'è da aspettarsi poi granché dei salti miracolosi da parte di assessori o sindaco, che io ho incontrato sulla questione dei Wave Garden, perché finalmente un sindaco dice: mi fai andare a sentire questa gente che fa il surf, cosa dicono del surf, ok? Quindi io cosa ho detto del surf al sindaco, lo ripeto a voi, ma che non è una questione solo legata al surf, è una questione legata alla portata di un investimento potenziale sul nostro territorio, ok, che viene proposto da un richiedente. Io cosa ho detto al sindaco? Al di là che io faccio il surf, che mi piace fare il surf, mi piace farlo in mare, ok, l'opportunità di una piscina di acqua salata e non di acqua dolce significa avere un attrattore, un elemento di attrazione costante in un territorio dove la temperatura, anche invernale, non scende mai sotto gli 0, 2 gradi di notte. Occasionalmente 2 o 3 giorni l'anno può essere anche nella fase diurna di 2 gradi. Ma rispetto al Wave Garden in Irlanda, o rispetto a quello in Svizzera, quanti giorni di più noi possiamo lavorare? Cioè, le domande che ci dobbiamo fare quando valutiamo un elemento progettuale, un elemento di richiesta di un soggetto che si vuole insediare sul territorio, non sono solo vedere se c'ha l'antimafia pulita, okay? Ma capire che tipo di struttura, con quale capacità di essere anche rimossa nel tempo, perché se non funziona più una cosa, se c'è un fallimento, come la rimuovi? Perché quando fai la darsena in Europa, se poi non funziona più, non rimuovi più nulla. Quando fai attrezzature di tipo sportivo, se non funzionano, i costi dell'eliminazione e della rigenerazione del territorio sono sicuramente minori. Quindi, secondo me le cose vanno viste da questo punto di vista, cioè e dare un significato numerico, che poi alla fine le cose si valutano con i numeri, ok? A una proposta che viene fatta. E invece io ho sentito parlare di: e allora i livornesi che hanno il mare, come fanno ad andare nell'onde della piscina? Chissà quanto costerà. Cioè, non ci combinano niente i livornesi con Wave Garden, ma proprio niente. Io non lo so se in un periodo dove ci saranno poche onde, io parlo da praticante, non da diciamo, lavoratore del settore. Non so se avrò abbastanza soldi per farlo, oppure me ne aspetterò le onde, non lo so. So soltanto che quello va visto come il cavallino matto, oppure come l'acqua fan di Riccione, oppure come il Disney World di Parigi. Cioè, c'è un flusso che effettivamente lo sostiene o non c'è? Questo è che deve essere chiesto soprattutto a uno che fa un investimento del genere. C'è o non c'è? Poi si vede se i cavalli sono più elemento attrattivo, quanti giorni possono lavorare, a chi possono dare lavoro,
Cioè, se si vuole fare un'azione di tipo migliorativo economico, bisogna vedere queste cose qui. No, se il surf è più bello del curling o è più bello delle bocce o è più bello, cioè, bisogna vedere purtroppo i numeri, le statistiche e anche la rete in cui si insedia. Perché tra avere un aeroporto a 20, a 25 km o averlo a 250 potrebbe essere il fallimento di una cosa, ok, di ugual valore su un territorio piuttosto che un altro, perché la gente per questo tipo di struttura si muove in aereo. Cioè, uno dice vado lì con la mia squadra nazionale a prendermi l'acqua salata standardizzata per prepararmi alle Olimpiadi, perché l'acqua salata, ragazzi, non è come l'acqua dolce per un surfista. Visto che ora è anche sport olimpico, avranno bisogno di fare delle preparazioni standardizzate, un po' come si riproduce in palestra un movimento che poi si farà in un'azione sportiva e completa. Allo stesso tempo, chi vorrà fare un corso, effettivamente una sicurezza per farlo, può decidere di andare a Livorno anziché andare nei Paesi Baschi, oppure in Portogallo, oppure alle Canarie, oppure chissà da quante altre parti. Perché comunque, oltretutto, il nostro Wave Garden, per esempio, si inserisce in un tessuto anche culturale. Cioè, non tutta la gente che fa sport sono persone che vedono solo lo sport. Cioè, quindi, ecco, anche questi aspetti. E soprattutto questi aspetti danno merito alla qualità politica di operare delle scelte. Se non si ragiona in questi termini, ma si ragiona in termini, ok, di chi andava alle corse, che bei tempi, e quasi quasi ci ho trovato anche la fidanzata, non è così. Io capisco che può essere una parentesi meravigliosa per tanti livornesi. C'era dei miei amici, si divertivano tantissimo, andavano lì e mettevano le boghe nei caschi della gente, dei motorini, capiti? Le boghe, quei pesci puzzolenti, si divertivano tantissimo, cioè ricordi incredibili, no? Però poi alla fine, cioè, non si parla della cosa economica. Quindi ecco, io come elemento porto in discussione questo. Per me il Wave Garden è spersonificato dalla mia come posso dire, dalla mia passione e dal mio lavoro. È un elemento oggettivo su cui può essere costruito un elemento di attrazione. Basta, cioè non ce n'è altre cose come ti può da aggiungere dal punto di vista dell'enfasi e della passione verso uno sport. E così come altri sport. Per esempio, quando io attraverso il legame di Buongiorno Livorno che mi permetteva di presentarmi, contattai Klaus Di Biasi, dissi: Klaus Di Biasi, è importante più trovare una scuola di tuffi da insediare a Livorno o fare una struttura per cercare, cioè qui prima l'insegnante, poi la struttura, o prima la struttura e te saresti in grado di venire a coprire una struttura per piscina per i tuffi a Livorno? Perché parlando anche con Ilaria Tocchini, lei mi disse: guarda, ci vuole proprio un'altra struttura, cioè non si può modificare e adeguare nessuna delle nostre vasche per una cosa di sicurezza, di misure e di tutto. E lui mi ha detto: sarebbe bellissima una piscina a Livorno, perché una è a Trento, una è a Roma. Roma comunque non è proprio una città di mare, e Trento non è proprio una città di mare. Livorno sarebbe una cosa che noi copriremo come federazione volentieri. Quindi, vedete, dalle onde passo ai tuffi con lo stesso entusiasmo. È vero che mi piaceva fare i tuffi come mi piace fare il surf, però penso che a qualsiasi ragazzo di Livorno si chieda se potesse avere una scelta anche di fare uno sport i tuffi, se non fare soltanto, per non fare proprio soltanto le siuschi e i cammelloni tutta la vita, e son convinto che sarebbe un buon bacino. Sarebbe sicuramente una grazie al clima di Livorno,
sarebbe un posto dove anche la nazionale ci va volentieri piuttosto che andare a Trento, cioè al Flitto. Cioè, non, cioè sono tutte cose, secondo me, di estrema importanza e sono tutte cose che io non sento mai discutere, cioè c'è poco da fare. Quindi il dibattito serve contro cavalli proprio non è un dibattito, non è nulla, è una cosa che non appartiene nemmeno alla politica, appartiene forse a civili, ma non ne parlano nemmeno da civili, ok? Per rimanere, utilizzare un gergo livornese. Quindi mi fermo qui per ora, Silvano, ti ringrazio. Il microfono, Silvano. Ha fatto l'effetto pesce dentro il coso, mettiamo dentro la sfera. Stavo ringraziando Maurizio innanzitutto di averci riportato anche al dibattito degli ultimi giorni. Ovviamente per il discorso che fa lui vale anche quello complessivo della redazione. Il fatto di essere appassionati di sport non c'entra niente. C'entra il fatto che magari conoscendo lo sport in maniera un attimo così meno così istintiva, ti rendi conto che c'è dietro una risorsa molto importante per lo sviluppo della nostra città. Ora passo la parola a Stella, che non presento perché insomma tutti conosciamo. Mi sembra ci sono diversi elementi di interesse. Come sono stato curioso di sentire i punti di vista dei nostri amici, ovviamente sono altrettanto curioso, di sentire il tuo intervento. Ti ringrazio di essere venuta. Grazie a te Silvano e grazie a Codice Rosso. In effetti questo dibattito mi risulta molto interessante anche per le qualifiche degli interlocutori di stasera, perché davvero hanno tirato fuori molti spunti che in buona parte condivido. Volevo però fare una piccola analisi più come dicevi all'inizio tu Silvano, nel mio caso dal punto di vista amministrativo e anche un po' come presidente della commissione bilancio, per quello che vedo girare appunto nei capitoli del nostro bilancio comunale nella commissione che presiedo e riguardo anche alle successive riflessioni che possono emergere. Dunque, quando parliamo di economia dello sport, necessariamente i nostri ragionamenti devono essere appunto collocati in diciamo, dei canali che stanno all'interno della programmazione pubblica. In particolar modo mi immagino un documento unico di programmazione, un cosiddetto DUP, che contenga degli obiettivi di questo calibro. Ecco, in questa ottica ovviamente ci vanno collegate le risorse economiche, ma anche quelle umane, e ci va collegato anche uno dei ragionamenti fondamentali che faceva Simona prima di me, cioè il ragionamento sul patrimonio, sullo stato del nostro patrimonio che ovviamente necessita non solo di un restyling, ma di un vero e proprio ripensamento generale che va associato ovviamente con delle strategie politiche che ci possano consentire di ragionare appunto a 360 gradi. Cioè noi quando ragioniamo di economia dello sport, secondo me Silvano, anche dal punto di vista della politica, dell'amministrazione nello specifico, dobbiamo, ecco, volare alto proprio come se noi avessimo, non so, una specie di drone che ci fa vedere le cose, effettivamente ci fa scattare delle foto dall'alto, ci fa vedere le aree anche dal punto di vista urbanistico della città che possiamo associare a strategie, risorse anche umane e a gestione del patrimonio. Dunque, come giustamente riprendo un po' l'intervento di Simona, ma poi arrivo anche a quello che ha detto Maurizio, se mi riesce. Dunque, per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, come diceva Simona, non solo il patrimonio, ma proprio quello che è contenuto nel piano strutturale, ci dà già un'indicazione di massima,
del fatto che tutta l'area dell'Ardenza, ascrivibile alla cittadella dello sport, ma anche all'area dell'ippodromo, dovrebbe essere pensata, come si diceva, come tutta un'area unitaria dove poter associare dei servizi, anche dal punto di vista sociale ed educativo. Noi abbiamo per esempio un nuovo che è attivo da pochi anni, il liceo dello sport, che può essere potenziato. Abbiamo un'area che comunque già di per sé, come è stato già detto, è attrattiva e in passato, sicuramente durante l'amministrazione 5 Stelle, ma io auspicherei anche con questa amministrazione, ci sono stati degli imprenditori, dei gruppi che si sono avvicinati e che avevano interesse anche a tutta l'area in sé per sé, per una vera valorizzazione complessiva, che partiva ovviamente dalla riqualificazione dello stadio, con sostanzialmente una demolizione e ricostruzione, quindi non andando a consumare altro suolo, una valorizzazione anche appunto di tutto quel settore, ma anche di un compendio importantissimo che era l'area del Caprilli, ovviamente con altre funzioni. Non dimentichiamoci poi, anche qui dico, mi collego a Simona, che ha parlato di parchi, di polifunzionalità di queste aree in altre zone, in altri paesi, e quindi non dimentichiamoci mai, perché questa amministrazione tanto sembra dimenticarsene, che c'è un progetto già finanziato per la riqualificazione di tutta l'area della Ceschina come parco del mare, come grande polmone verde pubblico, che non sia più un bosco per quanto affascinante, ma attualmente in sostanza inaccessibile, ma un vero parco pubblico che sarebbe un bel polmone di servizio diciamo dal punto di vista proprio del verde, affiancato a un'area del Caprilli da rivedere, secondo me anche giustamente con l'idea che diceva Maurizio, in senso proprio di prospettiva, ma anche con tutto quello che ci sta dietro, quindi l'area degli impianti sportivi, che con molta lungimiranza amministratori che hanno preceduto hanno pensato tutti a compendio in quell'area veramente ricca, dal campo scuola ovviamente allo stadio, Palamacchia, Palacosmeli, la piscina Camalic Neri, tutti impianti che andrebbero appunto, come diceva Simona, visti come un unicum, però con dei servizi, quindi con un'economia che possa stare a traino di questi stessi sport, ecco, visti in modo veramente integrato. Dal punto di vista più amministrativo, quello che si stava pensando, che poi al di là del progetto che poteva essere anche complessivo e su cui ci potevano essere già dei soggetti interessati a tutto tondo, con una concessione di valorizzazione molto importante, tutta da studiare e definire, c'era anche comunque c'è l'interesse che richiamava Maurizio, anche per un settore, per una parte dell'area del Caprilli, con il progetto dello Wave Park, che comunque è di per sé molto interessante e sarebbe comunque un volano importantissimo. Però poi c'è il tema anche degli sport di base, c'è il tema dell'impiantistica sportiva proprio a livello di gestione e di tenuta del patrimonio. Da questo punto di vista, per quanto riguarda ad esempio la problematica anche molto attuale delle piscine, l'idea era quella di provare una forma innovativa di gestione che andasse nella direzione di una fondazione dello sport, che non è una cosa, è una esperienza già fatta in altri comuni, per esempio Reggio Emilia, che notoriamente è un comune a trazione centrosinistra, dove è stata trovata questa forma gestionale che poteva consentire già quella di per sé una maggiore attrazione di investimenti privati, magari una maggiore efficienza rispetto a quella che attualmente ci garantisce il settore sport del Comune di Livorno, e poteva essere pensata come un soggetto, ovviamente con la partecipazione del Comune, che poteva riprendere strutture come le piscine, che attualmente sono state date con un bando pubblico a dei soggetti che attualmente magari abbiamo letto tutti, no, le notizie in merito, che non si dimostrano molto adeguati, quindi
da quel punto di vista lì sarebbe una sostanziale, una ancorché parziale reinternalizzazione, mentre per altri impianti, come per esempio lo stadio, come la cessaria dell'ippodromo, si può pensare a una concessione di valorizzazione, quindi di sgravare magari il comune da costi che sono esorbitanti, che sono di difficile gestione. Quindi ripensare tutto il patrimonio in un'ottica di valorizzazione complessiva, che poi si sposa con dei ragionamenti che faceva anche Silvano, per esempio sulla convegnistica sportiva, erano state fatte in passato delle ipotesi, erano venute fuori delle ipotesi per quanto riguarda l'area dell'Atleti come possibile sede di convegni sportivi. Ovviamente qui bisogna ragionare in termini urbanistici e di integrazione pubblico-privato. Per quanto riguarda poi la questione della partecipazione, comunque della ipotetica condivisione di cui parlava Simona, o più che altro del ragionamento collettivo, perché Simona diceva magari non proprio una condivisione totale, ma una quantomeno una, come si diceva, una partecipazione, un ragionamento collettivo su queste materie che sono estremamente importanti. Su questo tema a me è molto caro il ragionamento che avevamo fatto anche nel programma elettorale per il 2019, era quello di base di garantire una struttura di partecipazione per tutte le opere pubbliche, per tutti i processi urbanistici, che tenesse di conto, per esempio, per quanto riguarda le opere pubbliche, ma anche delle eventuali valorizzazioni con apporti del privato, di una soglia oltre la quale si dovesse fare per forza un dibattito pubblico sul modello, diciamo, della legge della partecipazione della Regione Toscana, però ovviamente con una soglia economica più bassa e con una gestione del comune. Per esempio, la soglia doveva essere scelta nella nostra idea dal Consiglio Comunale, poteva essere economica, ma poteva essere anche di natura strategica. Su alcuni temi si fa per forza il dibattito pubblico, come si fa in Francia. Per esempio, 5 milioni... come soglia economica il Consiglio Comunale potrà scegliere, che ne so, 5 milioni di euro. Tutto quello che è sopra i 5 milioni di euro nel bilancio comunale dal punto di vista degli investimenti, quindi piano triennale lavori pubblici, va sottoposto a dibattito pubblico. Dibattito pubblico, come è stato fatto, anche se magari tardivamente, dalla Regione Toscana sulla piattaforma Europa, proprio la stazione marittima, come dovrà essere fatto per l'area dell'ospedale, così mi ricollego a quello che diceva anche Silvano, dovrebbe essere fatto eventualmente su questo tipo di investimenti, su questo tipo di pensiero, su queste strategie dal punto di vista dell'economia sportiva, proprio per creare, per renderci conto, no, come amministratori e come tecnici, anche oltre che politici, del reale impatto che un progetto di questo genere potrebbe portare alla nostra città. Cioè Livorno poi alla fine in soldoni ci deve credere. I livornesi ci devono credere su una cosa del genere, perché far calare dall'alto una riqualificazione, no, di così grande importanza su un'area così rilevante e preziosa per la nostra città, secondo me non deve prescindere da un tema strutturale anche di partecipazione. Dopodiché, il patrimonio, io è inutile che dica quali vicissitudini abbia passato nella nostra città anche recentemente. Qui c'è un tema anche di riscatto dall'eventuale corruzione su cui sta indagando la magistratura, e quindi questa è un'ulteriore cartina di tornasole della situazione che comunque c'è da gestire inevitabilmente. Per quanto riguarda quello che si diceva, ci vuole sì un cambio di mentalità. Un cambio di mentalità, come diceva Simona, ma anche nei ragionamenti numerici, come ci diceva Maurizio. Io faccio solo un esempio, e Maurizio, giustamente, io purtroppo posso immaginare dall'esterno lo scoramento che un osservatore possa aver valutato dopo aver sentito la discussione, e se non ho capito male quello a cui si riferiva, si trattava addirittura non di una commissione consigliare, magari direttamente del Consiglio Comunale, perché lessi forse un suo post, dopo questa discussione in Consiglio Comunale, a partire da cosa? Da una mozione della Lega che era a favore dell'Ippica, sulla quale, ora banalizzo, però purtroppo il tema era questo,
in favore dell'Ittica, sulla quale mozione poi in realtà in sostanza sarebbe stato d'accordo anche il Partito Democratico, però alla fine ha votato contro poiché era proposta dalla Lega, si è sviluppato un dibattito surreale, mi scuso anche se non rappresento assolutamente tutto il Consiglio Comunale, però per dire magari fosse stata una commissione, magari avessimo potuto discuterne in commissione, non certo nella commissione bilancio, dove comunque noi proviamo a tirar fuori temi su tutte le cifre che vediamo girare anche nelle variazioni, ma non era neanche una commissione urbanistica in cui si è ragionato un pochino più nello specifico delle diverse progettualità. Ma io faccio un altro, e quindi si è sviluppato un dibattito effettivamente alieno rispetto a una persona che magari rispetto alle orecchie e all'intelletto di una persona che magari si intende di sport e che malauguratamente per lei l'ha seguito. Quindi rinnovo le mie scuse, anche essendo rappresentative di tutti. Però tornando invece a quello che è il ragionamento, e poi mi taccio, più nello specifico come presidente di commissione, ahimè, questa mancanza di programmazione, per carità, su un tema difficilissimo, però per cui abbiamo un sindaco che avrebbe la delega allo sport e da qui ci piacerebbe magari vedere, ascoltare delle proposte un pochino più di lungo raggio, un pochino più di prospettiva. E invece troviamo in commissione bilancio ieri, praticamente, abbiamo discusso, tra le altre cose, per fare un esempio a caso, una variazione anche del piano biennale dell'acquisto dei servizi contenuto nel DUP, dove abbiamo due ennesime cifre per l'ippodromo, ma vi devo spiegare di che tinta, cioè che roba è. Cioè, oltre a quello che sono contenute nel 2003 famosi, su cui noi tanto abbiamo attaccato, ci sono 55.782 euro di servizio di assistenza al RUP per verifica, progetto, direzione lavori e intervento di rifunzionalizzazione ippodromo Caprilli, e poi altri 42.300 euro per servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e intervento di rifunzionalizzazione ippodromo Caprilli. A questi erano praticamente collegati, sono quasi 98.000 euro in due somme diverse, che erano collegate alla precedente variazione di bilancio, famosa variazione dove loro hanno investito 2.3 milioni dell'avanzo per investimenti, e questi praticamente questi soldi qui, questi quasi 100.000 euro, se li erano sostanzialmente, io interpreto, dimenticati, saranno dimenticati che dovevano essere contenuti anche nel piano biennale dell'acquisto dei servizi, dove ci sono tutti i contratti, tutte le gare che devono essere fatte, no? Quindi vuol dire che fino a che non si va a lunedì in consiglio comunale, questi interventi che di assistenza per il progetto di direzione dei lavori, per le corse che dovevano partire a luglio, non possono fare la gara. Cioè, per dire, qui si corre dalla rincorsa alle corse dei cavalli, con ulteriori atti, con dimenticanze, con cose che non hanno niente a che vedere con la programmazione, con un, diciamo, un tema che in senso un pochino più maturo stiamo provando ad affrontare stasera. Perché noi abbiamo detto al sindaco, cioè, perché non pensiamo a tutto tondo sull'area dell'ippodromo, invece di parlare di nostalgia delle corse dei cavalli, dover dimostrare che si apre l'ippodromo perché siamo più bravi di Nogarin, queste cose qui, il mio nonno, la mia zia, io ci ho trovato la fidanzata al Caprilli, tutto valido, come diceva Maurizio, però da questi atti di bilancio noi, e degli strumenti di programmazione principali, noi comprendiamo quale superficialità e quale approccio totalmente diverso da quello di cui parliamo stasera, a mio parere, abbia questa amministrazione. Quindi io vi ringrazio per gli stimoli, dopodiché magari Silvano facciamo una seconda puntata, io elaboro meglio tutto quello che è stato detto, perché qui ci vuole davvero una strategia, e io condivido gran parte di quello che è stato detto da Simona e da Maurizio prima di me. Bisognerebbe mettere a sistema tutto quello che è stato detto, inclusa tutta la, e poi mi taccio, tutto l'aspetto sociale legato allo sport, perché è chiaro che se noi liberiamo risorse, che riusciamo a liberare risorse e a rendere più efficiente la gestione dello sport e dei nostri impianti, riusciamo a stanziare ulteriori risorse per tutto quello che è, tutti quelli che sono gli sport cosiddetti
di base per attività che siano associate all'educazione, per far ripartire magari giustamente le attività sportive in modo ancora più importante dopo il Covid. Te parlavi di start-up, dimenticavo questo aspetto fondamentale. In bilancio ci sarebbero delle risorse, discusse anche queste ieri, 150.000 euro per contributi alle start-up che Simoncini ha tanto voluto, ma che sono una parte molto residuale dell'avanzo libero di amministrazione che è quota 5.300.000. E quindi invece noi abbiamo sempre chiesto che si riuscisse a iniettare un maggior numero di risorse anche di spesa corrente nell'economia locale in un momento come questo. In più avremmo proposto anche, addirittura abbiamo pensato a un bonus per lo sport e per le attività culturali che potesse essere appunto appannaggio delle famiglie che potrebbero utilizzare questo bonus magari di 400-500 euro a famiglia per pagare, diciamo, in qualche modo l'iscrizione alle associazioni sportive o alle associazioni culturali in un momento di ripartenza, il che aiuterebbe il rilancio della socializzazione dei ragazzi, aiuterebbe le associazioni stesse, che non sarebbero in questo modo costrette a fare dei bandi, sarebbe un bonus che spendono le famiglie e che avrebbe questa doppia valenza di natura sociale e di natura economica per ripartire in un momento del genere. Questa è solo l'ultima idea contingente, ma come avete detto giustamente voi, ci vuole un compendio di iniziative e di prospettive che certamente noi non stiamo ritrovando nell'attuale dibattito pubblico. Grazie. Allora, prima di tutto ti ringrazio molto. Io dico due o tre cose, poi nel rigoroso ordine che ci siamo dati facciamo tipo 3 minuti a testa. Ora, a regola possiamo parlare fino a domani mattina perché c'è fine esaurimento forze fisiche, però abbiamo detto che questa è soprattutto una legislazione per chi quando avrà tempo ci vedrà, e sono in diversi che mi hanno già scritto appena posso vi vediamo eccetera eccetera, quindi se ci teniamo su un format così più economico, sicuramente poi dopo abbiamo una risposta in termini di interesse. Vi risponderò a slogan per quanto mi riguarda, ringraziandovi. Allora, prima cosa, a me sembra che Livorno abbia bisogno di una forza d'urto. Sono d'accordo sulla questione del consenso, cioè non è possibile pensare politicamente una visione, una struttura del genere senza consenso, però è la forza d'urto che cambia le cose in termini sociali e in termini economici. La forza d'urto si dà con la mobilitazione dell'opinione pubblica nelle varie forme e che poi con la forza dei capitali. Questi sono gli elementi che cambiano le cose sul campo. Sono d'accordo sul fatto che il dibattito debba proseguire. E già rispetto alle questioni che poneva Stella mi venivano a mente alcuni capitoli per una seconda puntata, e penso sia giusto, opportuno e importante poi discuterne fra di noi per offrire un ulteriore aggiornamento. Penso che una parte del futuro della nostra città passi attraverso un'esperienza del genere, e aggiungo in pochi secondi una sola cosa rispetto al quadro che vi avevo detto precedentemente, anzi ne aggiungo due. La prima è che solo attraverso una fondazione si può fare un lavoro così complicato, quindi attraverso un equilibrio tra gli strumenti di governance, quale è una fondazione, e gli strumenti di governo che sono tipici delle istituzioni civiche e comunali. L'altra questione e che vi dico, proprio nell'ottica tecnologie, startup, convegnistica, non sottovalutate la potenza degli sport digitali, che sono arrivati a numeri, partecipazione e mobilitazione economica di tutto rispetto, e soprattutto anche il capitale pronti a investire su questo tipo di tema, dandogli uno sbocco sia di ricerca tecnologica che di convegnistica,
si fa veramente qualcosa all'avanguardia. Ovviamente, quella che abbiamo chiamato la torta, cioè il dibattito politico attuale, culturalmente il centro-sinistra è vecchio di 25-30 anni, non riesco neanche a collocarlo così in uno spazio temporale degno di questo nome. Più o meno, salvo qualche punta d'eccellenza, anche la sinistra, diciamo, più acquiescente nei confronti del centro-sinistra, è molti anni addietro alla realtà, nonostante le pretese, gli slogan, eccetera, eccetera. Ora, senza offendere nessuno e soprattutto senza polemiche, guardando in avanti, un dibattito di questo tipo può aiutare a portare la nostra città al calendario di oggi. Simona, come si dice, ultimo giro, innanzitutto ringraziandovi della presenza, scusa, e poi ovviamente come da tradizione ci salutiamo nella camera oscura da dove ci siamo trovati. Prego, Simona. Sì, allora dunque, ma da aggiungere, insomma, sono state dette tante cose. Io ovviamente, giusto appunto per dovere di cronaca, seguo anche un po', no, tutta la vicenda dal punto di vista politico con Buongiorno Livorno, il tavolo urbanistica e diciamo alcune cose sono state proposte anche, no? Quindi in commissione, eccetera. Quindi a maggior ragione, insomma, sono doppiamente importanti sia per quanto riguarda la parte amministrativa, soprattutto. Il discorso della spesa, no? Che era stata insomma trattata, eccetera, dei 2,5 milioni, che poi insomma è stata ripensata, eccetera. Ma anche lì mi viene da pensare, sulla base di quello che si diceva, insomma, diversamente sarebbe stata appunto. Se improntata magari a un discorso di innovazione, a un discorso anche pur relativamente all'ippodromo, ma se avesse prospettato, no, anche una minima innovazione, una minima visione anche in quel settore, cosa che invece assolutamente, cioè una spesa enorme, no, per non avere un qualcosa che non porta a nulla sostanzialmente, o comunque, come si diceva, ci porta indietro nel tempo e questo non ci serve. E poi, sempre da aggiungere, rispetto a tutte le cose che si sono dette, un discorso di visione, sempre ovviamente, quella bisogna arrivarci il più possibile, appunto, tutti insieme attraverso tutti gli elementi che sono stati proposti anche da Stella, eccetera, e far sì anche che questa opportunità non ci porti, no, in una direzione che non vogliamo, cioè che è quella, ora tanto per banalizzare, la Livorno dei supermercati, la Livorno dei, cioè cose che abbiamo già visto, no, che abbiamo già vissuto e che un modello di sviluppo, no, che non è assolutamente da percorrere. Quindi questa visione deve servire anche a calmierare, a controbilanciare, a controbattere, come dicevi te, una strada che non ci interessa intraprendere, no? Almeno da un punto di vista, e deve anche compensare, diciamo, le difficoltà sociali, no? Di una parte della popolazione. Quindi, cioè, non deve andare a premiare, no? O andare verso delle categorie sociali che già tutto sommato non hanno bisogno, ecco, detta proprio, non so se potete essere d'accordo, cioè bisogna cercare anche di riequilibrare la situazione dal punto di vista sociale, cioè deve essere un'opportunità per tutti, ma soprattutto per chi è svantaggiato, secondo me, o deve avere anche quell'impronta lì, ecco, per cui, e questo è un elemento in più
che deve essere valutato in questa ottica più complessiva, più di visione che si diceva. Poi ovviamente anche il discorso per dir qualcosa sul discorso delle onde, io ci sono sicuramente meno dentro, insomma, al discorso sportivo vero e proprio. Ovviamente anche quella deve essere inserita in un discorso più unitario, cioè, e quindi automaticamente cambia prospettiva, cioè se si racconta in un modo o in un altro, no? Cioè dal punto di vista urbanistico le cose cambiano, è abbastanza semplice però e quindi ci vuole una narrazione magari corretta, cioè che cerchi di inserire gli elementi nel modo migliore possibile per avere un disegno più realistico, ecco, più anche possibile di riuso di tutte le aree e di definizione degli usi delle diverse zone, ecco. Grazie, quindi. No, ma grazie a te Simone, ci mancherebbe. Mau, a te la parola. E sarò molto breve perché poi alla fine voglio chiudere con delle considerazioni su come te hai aperto la discussione, cioè sulle chance economiche di Livorno, poi alla fine che è sempre stata una cosa che ci ha tenuto tanto attenti e per lungo tempo anche. E c'è un altro aspetto che la politica non considera, cioè quello dell'opportunità di investire nell'economia reale piuttosto che in ambiti finanziari. E questa è una cosa che dovrebbe rendere merito a chi invece dice ho un progetto territoriale. E questo aspetto dei mercati finanziari è totalmente sconosciuto dalla politica. E capi di partito a livello nazionale si esprimono in dei modi che sono veramente, cioè, incredibili, no? Cioè, incredibili. E quindi quando c'è una liquidità che circola con questi tassi di interesse, chiaramente chi è faina, chi è veloce, chi è furbo, chi è strutturato e che gli piace il guadagno, non viene a dire faccio un progetto territoriale. Ma nemmeno la darsi in Europa, ma qualsiasi cosa che immobilizzi più di 2-3 ore, 4 ore, 5 ore una massa di capitale non la prende in considerazione. Cioè, noi si fa uno sbaglio tutti noi di proiettare nel proprio futuro, ok, tutte le certezze che abbiamo, ci siamo costruiti in quello che abbiamo vissuto fino a un certo momento, fino a quel momento lì. Lo facciamo tutti, è una cosa umana, umanissima. Ecco, l'economia in questo momento non va e non segue questo tipo di cadenza naturale della maturazione del pensiero anche illuminato di chi può guidare una popolazione più o meno grande. Quindi pianificare il territorio oggi significa non lodarsi del proprio territorio e dire noi ce l'abbiamo meglio, ma come ce l'abbiamo bello noi, cosa molto livornese, no? Noi abbiamo un territorio come ce l'hanno in tanti altri nel mondo, ma in tantissimi altri, dove l'economia territoriale può chissà cedere il passo, potere, opportunità a un'economia della come ti posso dire, della scommessa, dei contratti, di quelli che sono tutte le interrelazioni finanziarie mondiali tra beni, valute e chissà quant'altro, ok? Beni di ogni tipo. E quindi a questo punto noi, cioè, bisogna non soltanto collocare il territorio in una competizione
che c'è, che esiste, perché dalle altre parti sono intelligenti, tanti sono intelligenti, non ci sono solo gli scemi nel mondo, con territori anche molto più avvantaggiati dei nostri, per aree geografiche, per qualità geografiche, per qualità climatiche. Cioè. Quindi io, oltre a dire svegliamoci, perché l'economia va forte, dico anche facciamo un bagno di umiltà, perché il nostro territorio è un buon territorio, ha un buon clima. In questo momento di Covid le persone vorrebbero respirare l'aria livornese invece di tante aree più asfittiche del nord Italia, ok? Dove c'è più casistica, perché effettivamente le interrelazioni sono più strette tra persone, cioè, e sono difficilmente hanno pochissima possibilità di essere rarefatte quel tipo di interrelazioni. Quindi noi abbiamo anche delle fortune legate nell'imminente, no? Nel dramma generale. Però al di là di tutto, noi bisogna collocarci, e questa cosa qui del collocarsi io non l'avverto, non l'ho mai avvertita da quando mi occupo un po' della politica, seguo la politica livornese, non l'ho mai avvertita, è una cosa gravissima. E volevo dire anche l'ultima cosa, secondo me una disconnessione con la Camera di Commercio di ora, non quella di prima, di ora con Breda, è una cosa che invece non può diciamo essere ancora estromessa. Cioè ci deve essere comunque un collegamento forte con la Camera di Commercio, ma proprio non di studio, operativo, perché effettivamente gli strumenti che loro hanno in mano continuano a essere inutilizzati dalla politica locale, e questo è un peccato secondo me, perché credo che Breda abbia fatto molto, un passo molto qualificato in avanti rispetto a quello che lo precedeva, che era anche lui a livello veramente basso, basso, basso. E poi quando disse che era meglio buttare i libri nel Cecina, ecco, lì fu una chiusura in bellezza di un presidente di Camera di Commercio, e che veramente non voglio ricordare, okay? E quindi chiudo in questo modo e spero che Livorno costruisca degli elementi d'attrazione efficaci, poi alla fine efficaci. Grazie a tutti e ciao, alla prossima, o arrivederci in città e a giro. Mau, ti ringrazio, la parola a te, Stella. Sì, volevo collegarmi a quello che diceva Maurizio, che diceva che non ha mai avvertito questa collocazione precisa nella politica livornese, e io sì, in parte condivido, perché effettivamente non è semplice trovare, ecco, in un dibattito una chiarezza di una visione e una chiarezza di indirizzi su un argomento specifico come questo. Molto spesso, no, anche nei programmi elettorali ci sono delle idee vagheggiate che poi, se uno si trova a vincere le elezioni, magari poi vengono ribaltate in quelli che sono linee di mandato, in quelli che poi diventano programmazione amministrativa, e non trovano però sponda perché sono scritti male, perché non c'è un'idea chiara sotto. Ecco, io penso che questo invece sia un tema su cui sia fondamentale costruire non solo una visione generica, ancorché affascinante, ma un qualcosa davvero che, come ha definito Maurizio, deve essere proprio, vada a collocare la nostra città su un piano, su una prospettiva futura, ma che sia, come diceva anche Simona, magari paragonabile a altre esperienze, una cosa totalmente innovativa però, che sia calibrata, che abbia le gambe per muoversi. Ecco, questo va ricercato nella maniera più assoluta, altrimenti, come dicevo prima, ci ritroviamo a rincorrere i numeri in bilancio senza che questi numeri abbiano poi nemmeno un supporto
dal punto di vista di una spiegazione politica, cioè li troviamo lì in conseguenza di scelte che sono maturate ascoltando chissà quale corrente di un partito, per esempio quello di governo, ecco, e sono totalmente scollegate da tutto un mondo che poi è molto più rappresentativo in città e soprattutto poi anche da esperienze che potrebbero aprirci delle prospettive davvero nuove dal punto di vista economico, in termini di numeri, in termini di posti di lavoro, in termini di sviluppo. Ecco, quindi purtroppo pochi hanno questo tipo di visione e stessa non ce l'ho chiara al 100%, però ho come gruppo politico, come esperienza anche amministrativa che abbiamo avuto, che abbiamo provato e stiamo provando comunque tuttora ad affinare alcuni progetti che ovviamente non hanno visto l'alba in soli 5 anni di governo, ma che magari nei programmi elettorali erano un pochino più dettagliati e nella mente poi di un gruppo politico che adesso è all'opposizione, però insomma si fa in quattro per analizzare il più possibile quello che stanno facendo coloro che governano in termini proprio anche di programmazione, sicuramente possono essere molto più fini di quelle che erano nel 2014, certo, diciamo così. Quindi appunto rinnovo l'invito a proseguire il dibattito per chiarirci ancora meglio le idee. Grazie. Ho pigiato un tasto sbagliato, però siamo ai saluti. Ringrazio molto tutti coloro che ci hanno ascoltato fino ad ora e ringrazio anche chi ci vedrà in registrata. Un carissimo saluto a tutti, buona serata da Codice Rosso.